Paolo, è molto importante anche creare giornate come queste dove si prendono degli spunti, dove gli architetti raccontano i loro progetti, ma soprattutto dialogano con questo luogo dove siamo ospiti, con Eden Park, cioè con le persone che in qualche modo traducono quello che è un catalogo dell'azienda e lo portano in un lavoro finito, unico, perché poi il progetto ci mette del suo. Certo, Giorgio, è una giornata importante perché consente, oltre che arricchirsi di spunti e quindi a rilanciarli con magari eventuali nuove soluzioni, nuovi dibattiti e idee. Questo non Sicuramente, si può fare, invece si può questa è una fare. bruttissima parola da dire, sono di fronte alle persone sbagliate per dire questa Lo parola. disse Ramunari, si arrabbiò molto, Sì, disse: voi farete le immagino. lampade. Ma noi siamo un'azienda di calze, con la Falkland lo fece, Ma sai. dai, Questo non si può veramente. fare. Cos'è che non si può fare? Ma non si può fare, non si può stare zitti, secondo me, Giorgio. Tu sai che in questo sono abbastanza capace. L'idea in azienda è quella di portare, no, dei momenti di discussione di questo tipo con un piano di lavoro, degli obiettivi ben precisi. Creare cultura nel mondo degli esterni. Cosa fa Corradi? Corradi è una fabbrica, fa parte di una holding italiana e ha il dovere di fare business. Vi sono diversi modi per poterlo fare, quella che è la piattaforma di condivisione progettuale è quello che piace più a Corradi. Ovviamente non è la più semplice. Il progettista stressa un po' quello che è il nostro catalogo, cioè poi noi siamo un'azienda tailor made, qua entriamo nel custom made, però pensiamo che le aziende eccellenti si misurino proprio attraverso questo confronto, che diciamo porti, se possibile, fin dall'inizio, cioè quindi dal nascere dall'idea, cioè entrare in un budget vuol dire entrare in un mood board che si trasforma poi in volumi. Ecco, da questo punto di vista. Quindi Corradi, il progettista. E poi abbiamo Eden Park, no? Siamo qua oggi da Francesco, da amici che conosciamo da tanti anni. E quindi il processo di customizzazione, integrazione con prodotti anche non nostri, cioè Questo è molto importante, la è relazione, no? La fondamentale, è relazione, noi fondamentale. abbiamo incontrato un po' di architetti, i lavori poi sono molto inerziali, anche quei Assolutamente. rapporti stessi, cioè dopo, a distanza di mesi magari salta fuori qualcosa, non vuol dire che si semina e prima o poi si raccoglie, ma si raccoglie in base anche alla qualità delle sementi, non so come Sono dire. d'accordissimo. L'hardware aziendale, che è l'ufficio progettazione che abbiamo in Corradi, abbiamo dei project manager, ingegneri, esprimono però la loro talentuosità o comunque il loro lavoro attraverso poi quelli che sono dei tender fondamentali sul territorio, che entrano negli studi come consulenti del mondo progettazione e sono quelle persone che, come diciamo, riescono a scaricare a terra la potenza di quello che vogliamo dire. E quindi ecco, Eden Park rappresenta. Da un mio punto di vista, ma non è Giorgio uno spottone, è veramente cercare di dire in trasparenza e con grande sincerità quello che penso. Diventa quell'amplificatore che rende possibile non solo Corradi. Tu Giorgio sai che a volte dico meno metto al centro Corradi, più metto al centro Corradi. Rende possibile la realizzazione di luoghi. Quello che abbiamo dietro è Palazzo Bovara, che abbiamo fatto con El Decor quest'anno, il fuorisalone. In questo caso era uno studio Marco Bai, se non mi ricordo male, e Architetto. attraverso un contractor che poi ha realizzato il tutto. Faccio una domanda conclusiva. Il discorso di identità. Spesso l'azienda, al di là di fare racconto, al di là di fare relazioni, deve trasmettere un messaggio di unicità, che non è solo relativo al codice di prodotto, cioè io questo ce l'ho solo io e gli altri non ce l'hanno, ma un discorso di identità, che è dato dal processo, che è dato dalle relazioni, che è dato da situazioni dove si attuano queste relazioni. Se tu dovessi, con una parola chiave o poche parole, dire: per me l'identità di Corradi è questa. Così almeno me la gioco, me la spendo la prossima Ah, volta. secondo me il concetto reale, se mi chiedi il DNA di Corradi, la prima cosa a cui penso è la nostra gente, che lavora a Bologna con uno spirito che è anche se vuoi emiliano, anche un po' guascone. Sicuramente Giorgio è la parola che più penso, veramente, individui Corradi è la parola differenza, cioè non voler essere diversi Identità in questo, differenza non non aver paura di portare una casa editrice in azienda. O in endorsement una figura che è un giornalista, perché la cultura, dal mio punto di vista, può fare fatturato. E penso che fra tutte le aziende che ho conosciuto, Corradi sia l'unico che abbia consentito anche un progetto come quello corporate che tu sai, che Certo. sappia che attraverso la divulgazione si crea attenzione, attraverso l'attenzione si genera un luogo di valore. E allora entriamo nei progetti. E se siamo convinti tutti, sicuramente poi il committente brandizzeremo i luoghi con Evviva le questa idea. differenze che uniscono, potremmo definirle così. Guarda, potremmo, se ci stringiamo anche la pace, lo mandiamo uno Grazie spottone. Paul, grazie. Grazie a te.